Hello to everybody, dearest friends. Have a good Saturday. Da molto tempo vi ho promesso in un sondaggio, cari amiche ed amici, di cosa avreste voluto che io parlassi, vi parlassi. Purtroppo non ho potuto fare un video in merito perché i racconti sono tantissimi. Ho fatto altri video su altri temi e poi da più di una o due settimane non ho potuto più girare un video, ma vi ho seguito a tutte e tutti voi, quindi forse oggi commenterò poco i vostri video perché mi filmo con questo Nokia Asha 302 e poi dovrò editarlo, quindi forse ci sarà una premiere nel pomeriggio o nella serata di oggi, di sabato. Ma bando alle ciance, passiamo al tema del giorno, che si tratta siccome ha riscosso moltissimo successo fra le opzioni che vi ho proposto, di parlare di un racconto di Howard Philip Lovecraft, io inizierò questo video di questa serie, che se riscuoterà successo, almeno più di 100 like, ci sarà un seguito, altrimenti parlerò di un altro tema, parlando non di un racconto che scrisse, ma di un libro che non scrisse Howard Philip Lovecraft e che non ha scritto nessuno in realtà, ma che tutti hanno provato a lanciare nel mercato la loro versione per fare soldi o per esprimere la loro creatività e le loro idee. Quindi 3, 2, 1, ciak. Ciak! YouTube mi dice sempre di dare un taglio. Parleremo del libro che non è mai stato scritto, ma che è stato partorito dalla mente del grande scrittore Howard Philip Lovecraft, di cui appena accenna a delle frasi, che molti hanno creduto sia stato scritto realmente. In realtà Howard Philip Lovecraft inventa anche un libro immaginario, un altro, in un racconto, che forse è il precursore di questo libro, che è un libro inquadernato di pelle bianca, che poi magari risulterà essere pelle umana nel racconto. E vi sto parlando del Necronomicon. Il Necronomicon non è mai esistito, non lo ha mai scritto nessuno, eppure in tanti scrittori hanno fatto la loro versione del Necronomicon. Qua, cari amiche ed amici, l'ho comprato per caso, perché io amo anche comprare e leggere libri curiosi e strampalati. Frank G. Ripper ha scritto questo libro per la Hermes Edizioni, che è in pratica un'edizione della Mediterranea, La magia stellare, il vero Necronomicon. Qua lui riprende, Frank G. Ripper, il vero Necronomicon, dice il sottotitolo. In questo libro, La magia stellare, riprende le definizioni e la narrazione di Howard Philip Lovecraft. Però non è per niente il Necronomicon questo, è una fantasia di Ripper. Addirittura un editoriale che dovrebbe essere seria, come l'Astrolabio, Ubaldini, come la Mediterranea, ma addirittura la casa editrice Atanor di Roma, massonica, hanno le loro versioni di Necronomicon, però in realtà non hanno nulla a che fare con il Necronomicon al quale si riferirebbe Lovecraft, perché il Necronomicon non è mai stato esistito, è un espediente letterario suo. Molti scrittori e molte scrittrici adottano come espediente narrativo dei libri e dei personaggi immaginari. Jorge Luis Borges, scrittore argentino, molte volte ha impiegato elementi della realtà, della storia, della letteratura esistiti e li ha trasfigurati. È il cosiddetto realismo magico. Per cui Jorge Luis Borges ha attribuito a dei veri scrittori delle opere che non hanno mai scritto, oppure a dei personaggi immaginari delle opere scritte da altri.
Lo stesso Gabriel García Márquez, soprattutto in 100 anni di solitudine, o il generale sta solo, ha mischiato la realtà, i miti, le leggende latinoamericane, la politica, la letteratura, in un'unica soluzione, senza, cioè in un'unica cosa, senza soluzione di continuità, senza divisioni. Per cui la narrazione ti presenta dei personaggi e degli ambienti che in realtà mischiano fiction, realtà, storia, letteratura, racconti di altri, e molti lettori non sanno dove finisce il realismo e dove inizia l'immaginazione, per quello realismo magico, perché tutto è presentato in forma realistica, come il racconto di un cronista. Eppure ci sono degli elementi che non appartengono alla realtà, ma che sono interpretazioni. Quindi, allo stesso modo Lovecraft nelle sue opere, sto rileggendo il quarto tomo delle edizioni mediterranee, Oscar Mondadori, narrativa 1238, tutti i racconti 1931-1936, anche quelli scritti in collaborazione. Poi rinizierò a leggerli di nuovo tutti. Lovecraft, che da giovane ha letto tutti i libri del nonno Whispel Lovecraft e anche del padre, non ha potuto finire gli studi dell'obbligo perché la madre, che poi è impazzita, lo voleva proteggere, perché il padre è morto folle, forse per colpa della sifilide, e allora non ha potuto finire gli studi, anche perché si è ritirato, aveva bassi voti in matematica e geometria e lui voleva fare l'astronomo. Allora è caduto in una depressione che addirittura si è voluto suicidare. Poi si è salvato iniziando a scrivere e ha fondato delle gazzettine, perché all'epoca non c'erano i social network, ma i giovani potevano pubblicare con la ciclostillante delle riviste e vendere a pochi centesimi. Allora ha iniziato la sua produzione giovanile di racconti e si è buttato nel gotico, nel terrore e in queste cose, impiegando tutte le conoscenze che aveva potuto accumulare dalle sue letture giovanili, da bambino, dei libri del nonno che era massone e anche del padre, che non so se era massone anche lui. E ha impiegato molti elementi di cultura classica, per cui è arrivato a creare un mondo parallelo, onirico, metafisico, del terrore, eccetera, che assomiglia molto a molte descrizioni gnostiche. E per quello che la gente si confonde e crede che tutto quello che Lovecraft racconta sia oggettivo, soprattutto in Nord America, che hanno una visione semplificatrice del mondo. Se lo dice Lovecraft, vuol dire che è vero. La verità è un'altra, ed è che la creatività umana si esprime soprattutto attraverso delle idee, dei concetti che non debbono avere nulla di oggettivo, di obiettivo, cioè di neutrale, e l'immaginazione di uno scrittore passa soprattutto per la sua creatività. Quindi Howard Philip Lovecraft si è inventato degli universi paralleli, come negli stessi racconti lui stesso dice, addirittura dei mondi paralleli di sogno, cioè un personaggio come in The Oniric Question of the Oniric Search, la ricerca onirica dello sconosciuto Kadath. Si scendono dei gradini del sogno, ma il protagonista ogni volta si risveglia, non riesce a scendere di più quando vede la città dorata e vuole sapere dove si trova, fino a che a un certo punto riprende lo stesso sogno e non si vuole svegliare. Allora continua a scendere per quegli scalini dorati e parla con i sacerdoti, e poi c'è tutta la trama del racconto,
che io non sto a spiegarvi perché è veramente the oniric quest of the unknown Kadat, la ricerca onirica dello sconosciuto Kadat, è una di quelle storie larghe, di quei romanzi di Lovecraft, di quei pochi romanzi, che è molto complesso, molto strutturato. E adesso sto leggendo Le montagne della follia, che è anche molto largo, cosa che è inusuale per i racconti di Lovecraft, che generalmente sono dei raccontini non di 200 pagine, ma anche di 10-5 pagine. Però ti trascina, ti avviluppa quella lettura, anche dei romanzi più larghi di Lovecraft. E quindi succede che lui riesce a immaginarsi degli universi dove il protagonista sogna di stare sognando, di stare in un sogno, dove sogna di stare in un altro sogno. Cioè, evidentemente è un qualche cosa che ti porta fuori di te. Ti trovi graffiando il soffitto alla fine, attaccato al soffitto, non sai più dove ti trovi. E quindi questa disorientazione ti trasporta e molti arrivano a credere che dica delle cose reali perché sono descritte in modo molto realistico, ma non è così. Sono parti della sua immaginazione. Ogni scrittore crea dei mondi paralleli, incluso quando pretende raccontare fatti veridici, perché c'è sempre una interpretazione della realtà. Succede qualcosa all'angolo di casa, noi guardiamo e la riferiamo con parole nostre. Chi ha vissuto quell'esperienza all'angolo di casa, come protagonista o come osservatore più vicino, racconterà qualcos'altro. E chi ne ha sentito parlare dopo un certo tempo racconterà in un altro modo la sua esperienza del racconto. Quindi uno scrittore, soprattutto quando cala dentro di sé e racconta la sua esperienza, non fa altro che raccontarci qualcosa che non può essere sperimentato da altri, perché fa parte della sua natura interna. Può soltanto essere condiviso attraverso l'osservazione dello scrittore, ma nulla di più. Poi vabbè, io ho chiesto alle Gran Commentator in un live che ha fatto, le Gran Commentator del Tubo, ora non mi ricordo come si chiama, siccome ha delle polserine che sembrano dei braccialetti, che sembrano dei mala, degli apamala, dei rosari, se lui meditava, ma ha detto esplicitamente che non erano dei rosari. Mi sembra strano perché erano di questo tipo. Erano così. E così. Questi servono per meditare. E anche così in legno. E poi vari altri materiali. Ma lui ha detto che lui e colori, lui mi ha detto, ma che sei matto, io non medito. Quindi parola del gran commentatore del tubo, che adesso non mi ricordo come si chiama, che lo saluto, lui non medita. Ma allora che le mette a fare queste cose? Io medito e ogni tanto le metto al polso queste cose per portarmele dietro. Spero che molte e molti di voi, mi auguro che molte e molti di voi non siano rimasti delusi dal fatto che non ho parlato di un racconto di Howard Philip Lovecraft, ma di un libro che non ha mai scritto. Soprattutto molte e molti di voi, avendo visto e letto molte cose in internet, molti video in YouTube circa il Necronomicon, non mi vorranno credere e diranno che invece è un racconto che lui ha scritto, o un libro che lui ha scritto per completo,
oppure un qualche cosa a cui lui si è ispirato perché il nonno era massonico e c'aveva dei testi proibiti nella biblioteca, che insomma che il Necronomicon sia esistito. Allora io non vi voglio deludere ulteriormente dicendovi che non è vero, che il Necronomicon non l'ha mai scritto nessuno e che un parto dell'immaginazione di Howard Philip Lovecraft come espediente narrativo, che ha scritto solo due o tre versi del Necronomicon, che sono degli scongiuri di tipo cabalistico e magico. Farò di più. Ho letto anche questo libro, sempre edito dalla Oscar Mondadori, a cura di Giuseppe Lippi. Howard Philip Lovecraft, Lettere dall'altrove, epistolario 1915-1937. Perché voi dovete capire che se ciò che Howard Philip Lovecraft ha pubblicato o è rimasto nel cassetto è molto, lui era molto severo. Quindi molti dei suoi scritti li ha bruciati, li ha buttati via. E addirittura ha incaricato al suo esecutore testamentario letterario di buttare via la maggior parte delle opere che invece si sono conservate, soprattutto perché monetizzavano per farci denaro. Ma come potete vedere, qua c'è tutta la dinastia degli dei di Lovecraft, che ha compilato direttamente Howard Philip Lovecraft. E ci sarebbe anche lo scrittore folle. Comunque, leggetevi quest'opera, non solo i racconti di Howard Philip Lovecraft, perché se è vero che lui ha scritto tanti racconti, in pratica, come vedete, questi tre volumi qua più l'altro grande. Poi ci saranno molti racconti che sono rimasti inediti perché in collezioni private hanno comprato i manoscritti e non permettono di pubblicarli. È anche vero che l'epistolario, le lettere di Howard Philip Lovecraft è uno dei più complessi del mondo. In pratica ha scritto milioni di lettere in un tempo in cui non esisteva internet, si scrivevano lettere. Questo è uno dei volumi, se non l'unico, che è stato editato in Italia di Lettere di Howard Philip Lovecraft. Leggetelo, perché Howard Philip Lovecraft era onesto, non voleva spacciare il suo Necronomicon per un libro realmente esistito. Ma gli veniva da ridere quando già ai suoi tempi, quando lui era in vita, per esempio, lui si è inventato dei miti dei pantani del Mississippi, della Louisiana, dove c'erano dei presunti adoratori di quelli che saranno gli dei del Necronomicon e del ciclo di Cthulhu. E dei perditempo si sono messi ad adorare gli dei con i loro nomi che Lovecraft si è inventato. Quindi leggete Lettere dall'altrove, epistolario 1915-1937, che è un riassunto delle lettere che ha scritto in quegli anni, perché non ne ha scritte così. C'è un'intera biblioteca, la fondazione dedicata a Howard Philip Lovecraft, che ha più lettere, più epistole di Lovecraft che non quelle di San Paolo che esistono, addirittura più manoscritti di lettere e abbozzi di lettere che ha ricevuto e che ha mandato, che non bozze di racconti. Si può dire che Howard Philip Lovecraft abbia passato più tempo scrivendo lettere e correggendo testi piuttosto che scrivendo racconti suoi, addirittura scrivendo in collaborazione come ghostwriter. E qua spiega quello che non tutti vogliono ascoltare, perché guardano i video in YouTube, perché leggono blog, perché vogliono racconti di fantasia. Cioè,
Howard Philip Lovecraft confessa cinicamente che non è mai esistito il Necronomicon e che gli viene da ridere come la gente creda che sia esistito, perché era un espediente narrativo, nulla di più, cioè una scusa per dire che esisteva questo male supremo che minacciava l'esistenza del mondo schiacciandolo. E qui quindi questo Necronomicon era la Bibbia del male, in un mondo immaginario, onirico. Leggete quindi Lettere dall'altrove, dove lo stesso Howard Philip Lovecraft scrive nelle sue lettere come è arrivato a creare i personaggi e che cosa sia il Necronomicon, un parto della sua immaginazione, che peraltro non scrisse neanche, ma citò delle frasi tipo esorcismi, come evocare Cthulhu e cose del genere. Spero di non essere stato troppo polemico nei confronti di coloro che sinceramente o meno sostengono che veramente sia stato scritto il Necronomicon e che una delle versioni circolanti dello stesso sia l'autentica, perché io ne ho comprato una della Atanor, poi senza sapere che voleva essere il Necronomicon autentico, ho comprato quest'opera di Frank Rippel della Hermes Edizioni, che a volte le Hermes Edizioni, come anche le edizioni mediterranee, fanno delle opere genuine, ma in questo caso è una bufala perché appunto sappiamo che il Necronomicon non è mai esistito, ma io quando ho comprato la Magia Stellare non sapevo che pretendeva essere il Necronomicon. Poi ho trovato che anche la Mondadori, la Newton Compton hanno le loro versioni di Necronomicon. Addirittura l'Atanor, edizione massonica, c'ha una versione di Necronomicon e tutte differiscono l'una dall'altra. Tutte partono con dei presupposti del tutto diversi. Magari vogliono esprimere qualcosa di massonico, di magico. Magari sono opere interessanti, ma non stanno esprimendo il contenuto del Necronomicon, perché il Necronomicon è un'invenzione, un parto della mente di Lovecraft, che ha detto che non l'ha mai scritto neanche per intero, soltanto per dire che c'era un libro di evocazioni che facevano perdere la testa a coloro che le proferivano e che si mettevano in contatto con questi dei orribili dell'aldilà, dell'altrove, del mondo onirico, come Cthulhu, che poi molti nomi sono presi dalla magia caldea, dalla cabala, dal gnosticismo, perché Lovecraft ha studiato queste materie. E quindi, cosa ne pensate voi? Come al solito vi dico, innanzitutto commentate sotto questo video cosa ne pensate del Necronomicon. Vi avevo promesso di parlare di un libro di Howard Philip Lovecraft o di un racconto, e invece dopo tanto tempo sono riuscito a fare questo video ispirato da un libro che non è mai stato scritto da Howard Philip Lovecraft né da nessun altro, eppure è stato sfruttato tematicamente da centinaia di scrittori, se non migliaia, soprattutto da dopo gli anni 60. E veramente tutto il mondo c'è una versione di Necronomicon, ce ne saranno stati migliaia sul mercato, eppure sono tutti dei plagi, perché lo stesso Howard Philip Lovecraft nelle sue lettere ha dichiarato che non solo non l'ha mai scritto per completo e nessun altro l'ha scritto, ma lui ha scritto soltanto delle frasi, dei fraseggi che demandano al Necronomicon. Così come il libro bianco, cercate Lovecraft racconto libro bianco, vi apparirà un libro nel quale si narra, in quel libro bianco inquadernato di pelle bianca, di come popolazioni primitive praticassero il cannibalismo e un anziano signore, che poi il protagonista sfugge dalla sua capanna e gli dicono che quella capanna è impossibile che si stesse ancora perché assieme al suo vecchio proprietario è stata bruciata più di 100 anni prima, però il vecchio proprietario della capanna della bicocca nella quale era entrato per rifugiarsi a una tormenta il protagonista ci aveva un libro inquadernato di cuoio bianco dove si diceva che popolazioni primitive
riuscivano a vivere molto secondo le loro credenze perché praticassero il cannibalismo. E il protagonista scappa quando vede che dal tetto appare una macchia sempre più grande dal soffitto, rossa e gronda sangue. Allora ha capito che stava nella casa di un cannibale molto anziano, fugge precipitosamente, come in ogni racconto di Lovecraft. Si era incontrato in un tempo e in uno spazio diverso, e poi alla fine ritorna nella sua epoca. Gli dicono: no, guarda, quella capanna l'hanno rasa al suolo più di 150 anni fa perché c'era un mostro che mangiava le persone. Allora vi invito all'azione. Mi raccomando, commentate sotto questo video cosa ne pensate del Necronomicon, se avete letto una versione farlocca come questa. Poi ho parlato in video fatti anni fa di libri farlocchi, e commentate se avete letto i racconti di Howard Philip Lovecraft. Mi raccomando, commentate di quale racconto vorreste che io vi parli, mettendo il titolo in italiano ed anche in inglese, perché a volte i titoli cambiano a seconda dell'editrice italiana che li pubblica. E poi azionate la campanella, iscrivetevi al canale ed azionate la campanella per tenervi aggiornati sulle mie novità. Io naturalmente a chi mi commenta i video passo sul suo canale e cerco di guardare i suoi video. Naturalmente non ultimamente sto intere giornate a commentare i video degli altri, a guardarli, e non sempre posso farlo perché ultimamente c'ho 100 commenti a video. Allora dovrei guardare 100 video al giorno, oppure c'ho 300 notificazioni di iscritti che hanno pubblicato più di un video al giorno. Allora non sempre posso seguirvi, soprattutto oggi che perderò tempo ad editare su un libro mai esistito di cui accenna Lovecraft e che nel suo lettere dice che è pura farlocchia. Allora vi saluta il vostro Santen Chan. Non mi filmo più perché altrimenti viene un video troppo pesante da editare. Poi mi sto ripetendo. Comunque, i concetti già li ho spiegati. Se questo video, grazie ai vostri commentari, grazie alle vostre condivisioni, condividetelo in modo che anche i vostri amici, parenti, familiari, contatti possano commentarlo e dirmi se hanno letto qualche versione del Necronomicon, se hanno letto Howard Philip Lovecraft, e di quale racconto in futuro volessero che io parli. Se in poco tempo riceverò molte visualizzazioni per questo video, ma molti like e molte condivisioni, perché quando già mettete like lo mettete in una lista di riproduzione fra i video preferiti, allora ci sarà un seguito e parlerò questa volta di un racconto di Howard Philip Lovecraft. Ma adesso l'ispirazione mi è venuta nel raccontarvi di quello che Howard Philip Lovecraft non ha scritto e non ha scritto mai. Se questo video non raccoglierà sufficienti commentari e like, darò per scontato che non vi interessa che io continui a parlare in un ciclo letterario dei racconti di Howard Philip Lovecraft, e non spenderò tempo ed energie a fare un video che non interessa a nessuno. Mi dedicherò a altri argomenti. Poi farò un sondaggio nel quale vi chiederò di nuovo perentoriamente se avete delle tematiche alle quali voi vorreste che io mi dedichi del tempo. E poi naturalmente chiedetemi di letteratura in generale, vedrò di potervi accontentare. Di libri non mi mancano. Naturalmente non vi posso citare il titolo di ogni libro, anche perché non lo conosco neanch'io, cioè della totalità, dovrei leggere un elenco di molto largo. Però mi raccomando, buon sabato, buona domenica. Non so quando pubblicherò questo video come premiere, forse domani, perché se lo pubblico troppo tardi non lo vede nessuno. Comunque, grazie di essere qui con me. Arrivederci, have a good weekend. Have a good Saturday and Sunday. Bye bye to everybody. E non continuo più perché mi sto ripetendo. Ciao. Questo video andrà
nella rubrica letteraria, nella lista di riproduzione, la rubrica letteraria di Saint-Etienne. E poi guardate i video che consiglio durante la riproduzione di questo video e soprattutto le anteprime a fine video, perché metterò 5 video durante la riproduzione di questo video consigliati e 2 o 3 video alla fine, perché tutti voi possiate guardare più di un video. Cioè, dopo che avete visto questo video o durante questo video, ci saranno dei video consigliati, e anche a fine video metterò delle cartelle di riproduzione. Guardate anche quelli, commentate anche quelli, condivideteli affinché anche altre persone possano dargli like e commentarlo a quegli altri video che metterò fra i video consigliati a fine riproduzione. Ciao ciao!